Angela Madonia e sono una cantante e insegnante di canto e vocal coach. Oggi volevo parlarvi di lip roll e tongue drill. Nel video precedente abbiamo parlato di come togliere le tensioni sul viso e vi ho parlato di quanto sia importante togliere le tensioni in generale quando si canta. Oggi invece passiamo all'atto pratico in sé, al riscaldamento vero e proprio, quello per le corde vocali, che ricordiamo sono dei muscoli e quindi vanno allenate. Infatti abbiamo fatto nel primissimo video un esempio banale ma molto vero, che il riscaldamento delle corde vocali assomiglia un po' allo stretching di un qualsiasi atleta. Ci sono due fondamentali esercizi che sono tra i primi che si fanno, il lip roll e il tongue drill. Il lip roll non è altro che questo, oppure fatto con il suono. Che cos'è? Non è altro che la vibrazione delle labbra. Bisogna essere rilassati e rimanere morbidi. E questo esercizio, per quanto possa sembrare facile, non lo è affatto, perché da qui si può vedere se la respirazione che stiamo attuando è quella giusta oppure no. Perché se spingiamo troppo, il lip roll non verrà mai perché c'è troppa aria, troppo flusso e quindi succede questo. Se spingiamo troppo poco, al contrario, non partirà mai perché è troppo debole il flusso dell'aria. Succede questo. Quindi quello che dobbiamo andare a cercare nel lip roll è una vibrazione costante, di conseguenza sarà costante anche l'aria. In che modo possiamo fare questo esercizio? Lo possiamo inserire in vari vocalizzi, semplicemente facendo dei glissati. Possiamo inserirlo in una scala maggiore. O un semplice 1, 2, 3, 4, 5. Mi raccomando, dovete essere quindi rilassati. Le note devono essere sempre legate, non dovete dividerle. Ma il secondo esercizio invece è il tongue drill, in gergo chiamato semplicemente R. Questo ha lo stesso principio identico del lip roll, solo che a vibrare questa volta sarà la lingua. Anche qui possiamo divertirci in tutti i modi possibili. Per ogni esempio di esercizio ovviamente va considerato che si deve andare avanti di semitono in semitono e poi tornare indietro fino alla tonica. L'unica differenza sostanziale tra il lip roll e il tongue drill è che nel tongue drill il suono è un po' più aperto, quindi dovremmo lavorare un po' di più con il sostegno per far sì che sia bilanciata l'aria. C'è chi predilige più il lip roll, chi predilige più la R, il tongue drill. Io consiglio sempre di farli entrambi, ovviamente. Se non dovesse, tra l'altro, riuscire il lip roll, vi consiglio di utilizzare le due dita da mettere qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande, potete sempre contattarmi in privato o lasciare un commento. Grazie, alla prossima!